buon sabato, bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con Mattino 6. La nostra rassegna stampa inizia subito dai quotidiani regionali, andiamo a vedere insieme le prime pagine dei nostri giornali. Allora partiamo dalla prima pagina del centro edizione di Pescara, tangenti per aprire la Beauty Farm, si torna sull'inchiesta sull'inchiesta Earthquake che ha portato in carcere agli arresti domiciliari 7 persone per quanto riguarda la ricostruzione. A Bussi Melchiorre voleva reinvestire i soldi delle mazzette, scrive il centro, proprio con un progetto di Beauty Farm per quanto riguarda il direttore dell'ufficio tecnico del comune di Bussi, uno dei principali indagati in questa inchiesta condotta dalla Procura di Pescara e dalla Guardia Forestale. Andiamo nelle cronache, il preside del Da Vinci, Bocchia, esiliati al classico con aule contate, lettera del preside del liceo scientifico Da Vinci a 2 giorni dal corteo dei ragazzi della succursale di via Vespucci ospitati dal classico. Nelle cronache di Montesilvano, il caso di via Lazio, partono i lavori per il disabile bloccato in casa. Nelle cronache di Penne, il vertice in regione a Pescara, Brioni si impegna, niente più licenziamenti. Questa è la buona notizia arrivata dal vertice di ieri. E poi ancora la cronaca, ferito all'ingresso dell'ospedale, portiere dipendente di una coppa accoltellato da un esagitato. A centropagina l'evento organizzato dai negozianti nella fotonotizia, via Firenze si rianima tra musica e sfilata di moda. Ieri pomeriggio l'area tra via Roma e via Firenze si è animata grazie alla sfilata organizzata da Autore Boutique e Mondovela, un'iniziativa originale tra defile musica e degustazione di vini promossa dai commercianti con l'intenzione di rilanciare il commercio in centro, richiamando l'attenzione dei pescaresi. Andiamo a vedere il Buongiorno Abruzzo, firmato questa mattina da Giuliano Di Tanna. La buona scuola che troppo buona non è, una riflessione sulla riforma della scuola voluta dal governo Renzi e dal ministro Giannini, in particolare per quanto riguarda le nuove assunzioni con il concorso nazionale. Ci sono problemi, scrive Di Tanna, perché in Abruzzo dei 33 che hanno vinto il concorso solo uno è stato assunto a tempo indeterminato, scrive. Di mezzo ci si è messo anche un altro piano, quello della mobilità, docenti che dal sud vengono spostati al nord e poi trasferiti di nuovo al sud in base al meccanismo delle assegnazioni provvisorie, insomma un meccanismo probabilmente da rivedere, quello delle assunzioni per quanto riguarda la buona scuola. Andiamo a vedere lo spazio delle idee, manovre e furbetti da stanare, scrive Bruno Manfellotto. Gli esami non finiscono mai, specie se l'allievo è l'Italia, i professori sono gli occhiuti censori di Bruxelles, la materia e la manovra 2017. E così oggi Premier e Ministro dell'Economia snoccioleranno i numeri ufficiali, dicendoci anche dove hanno trovato i 7 miliardi che finora mancano all'appello per quanto riguarda la manovra, che poi approfondiremo quando andremo ad aprire le pagine dei giornali, delle prime pagine dei giornali nazionali. Nel taglio alto il calcio di Serie A, perché questo pomeriggio alle 18 allo Stadio Adriatico va in scena Pescara-Sampdoria, tocca a Vitturini scendere in campo nel Pescara anti Samp. E poi gli altri anticipi: Napoli riceve la Roma e la Juve può allungare per quanto riguarda le altre partite di Serie A. Restiamo sempre al quotidiano Il Centro, ma cambiamo edizione, passiamo sulla pagina di Chieti Lanciano Vasto. La Legionella ferma odontoiatria, e questo è il titolo di apertura. Al Policlinico lo stop dura da 3 mesi, la ASL acqua sicura negli altri reparti. Una notizia nel taglio alto che arriva dall'Argentina: accoltellato per i soldi di un affitto, ucciso in Argentina un ex calciatore di Chieti ed Ortona. E poi per quanto riguarda il caso di Marco, a Chieti la fiaccolata contro omicidi e violenze, mentre proseguono le indagini da parte della squadra mobile e della procura teatina proprio su questo omicidio. Vi ricordo, al momento è stato
arrestato in custodia cautelare Emanuele Cipressi, accusato dell'omicidio di Fausto Di Marco, avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi. Andiamo nelle cronache adesso, sempre da Chieti, Università d'Annunzio, CDA dell'Ateneo Senza Tetini, scatta la protesta. E poi in Vastese, a rischio patto tra sindaci sui progetti per la sicurezza. In Lanciano l'emergenza caccia squadra e nuove regole contro i cinghiali. Poi una notizia che riguarda il lavoro: Sevel allunga 185 contratti, l'azienda di Atessa, che vi ricordo si occupa della produzione di furgoni per diciamo, il mercato delle aziende, traina la ripresa di tutto il gruppo Fiat. A centropagina la cerimonia a Chieti alla Camera di Commercio per il web marketing, promossi 25 allievi del primo corso per quanto riguarda questo master in web marketing organizzato all'Università d'Annunzio. È giunto alla seconda edizione, che promette di migliorare una prima edizione che ha già dato buoni frutti. Leggiamo dalla didascalia: ne hanno dato testimonianza ieri nella sede della Camera di Commercio i 25 allievi della prima edizione che hanno ricevuto l'attestato di partecipazione. Andiamo avanti con la lettura delle prime pagine del centro. Adesso passiamo alla prima di Teramo. Sisma, 11 milioni di danni a Teramo, la cifra ufficializzata dal sindaco Brucchi, ora ad Alfonso ci dia i soldi, così il sindaco. E poi a centropagina la notizia che ieri, insomma, ha tenuto con il fiato sospeso un po' tutti i viaggiatori che hanno attraversato la nostra regione. Sulla 14 un tir attorno alle 8:40 si è schiantato sul guardrail e poi ha preso fuoco. Ci sono volute diverse ore per ripristinare la normale circolazione sulla autostrada A14, 5 km di coda ieri mattina sulla corsia in direzione Pescara per un tir che vedete carico di giocattoli e prodotti per la pulizia. Ha sbandato ed è finito contro il guardrail centrale prendendo fuoco. Illeso fortunatamente il conducente, mentre la circolazione è tornata alla normalità alle 13, circa 5 ore dopo l'incidente. In realtà la circolazione è tornata alla normalità molto dopo le 13, perché ancora nel tardo pomeriggio c'erano disagi sull'autostrada, almeno fino alle 18 ci sono state code, ovviamente ridotte, non di 5 km ma di 1 km proprio nei pressi dell'uscita di Pescara Nord. Andiamo avanti, andiamo a vedere nelle cronache. A Selvapiana, ospedale unico, l'ASL tratta per il terreno, inizia il percorso verso l'ospedale unico, ma il vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti chiede uno stop e fa una proposta alternativa. Sempre da Teramo, da questa mattina corso San Giorgio c'è l'ok, riparte il cantiere. In Val Vibrata, ad Alba Adriatica, scuola media, via libera alla demolizione. Poi le blitz della ASL a street food, verifiche igienico-sanitarie alla manifestazione gastronomica. Nel taglio alto ovviamente troviamo lo sport con il campionato di Lega Pro ed il Teramo. 80 tifosi al seguito della squadra nella trasferta importante a Venezia contro il Venezia di Pippo Inzaghi. Il Teramo cerca la vittoria esterna dopo 9 mesi di digiuno. E per il basket di A2, gli ex Trullo e Moreno sulla rotta degli Sharks per quanto riguarda Roseto. Adesso l'ultima delle quattro edizioni provinciali del centro, la prima di L'Aquila, Avezzano, Sulmona. Bimbi schedati con i buoni mensa, e questo è il titolo di apertura. A scuola colori diversi in base al reddito, famiglie infuriate
per quella che chiamano una discriminazione. E poi a centropagina i cantieri per 8 milioni, Sant'Angelo di Bagno, il miracolo della ricostruzione. Sant'Angelo, una piccola frazione dell'ex municipio di Bagno, leggiamo dalla didascalia, è uno dei tanti borghi del comune dell'Aquila con una trentina di famiglie dal 2010 nei MAP. Oggi Sant'Angelo è un'oasi nel deserto della ricostruzione delle frazioni. I numeri qui sono veri, la stima dei costi complessivi è di 12 milioni, 8 dei quali già stanziati. Nelle cronache, post sisma a Bugnara, lavori gonfiati, 5 imputati a processo, primi 5 rinvii a giudizio davanti al GUP del Tribunale di Sulmona per un'altra vicenda giudiziaria dei lavori post sisma gonfiati a Bugnara. E poi dalla Marsica, cartiera, la Burgo farà cartoncini, salvi posti di lavoro. Sempre dalla Marsica, ma in particolare da Canistro, zero soldi un anno dopo l'alluvione. Torniamo invece all'Aquila, spaccia protetto dal pitbull, blitz della finanza al progetto case, cinquantenne in manette. Nel taglio alto, ovviamente, come ogni sabato, troviamo lo sport, e in questo caso la Serie D, ma prima del calcio giocato, purtroppo ancora i riflessi dell'inchiesta Dirty Soccer. L'Aquila si mette male, chiesta penalizzazione di 5 punti in classifica, e domani i rossoblù giocano in Umbria. Andiamo avanti, adesso cambiamo testata, però passiamo al Messaggero, andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo, liti per avere più tangenti, dunque anche su questa prima pagina in apertura troviamo i particolari, i dettagli dell'inchiesta Earthquake, terremoto, le carte dell'inchiesta, il patto di spartizione denominato Piano Abruzzo saltò per i dissidi della cupola dai contratti sulle percentuali delle mazzette alla caccia alle cimici dopo la fuga di notizie. Andiamo a leggere anche qualche passaggio dell'articolo del collega Cirillo. Avrebbero stretto un patto di non concorrenza i protagonisti dello scandalo per la ricostruzione post terremoto a Bussi e Bugnara, 7 dei quali finiti agli arresti domiciliari con accuse diverse che vanno dall'associazione per delinquere alla corruzione, alla turbativa d'asta, all'estorsione, al falso. Secondo il GIP di Pescara Gianluca Sarandrea, avevano elaborato e realizzato un programma mediante la preventiva assunzione di numerosissimi incarichi per la progettazione degli aggregati edilizi in maniera da assumere nel settore specifico una posizione di sostanziale monopolio. Il piano sarebbe poi fallito per i dissidi nella spartizione delle tangenti. Per quanto riguarda Bugnara e in particolare la scuola di Bugnara, che è diventato un po' il simbolo di questa inchiesta, l'unico politico non indagato, almeno in questo procedimento, ad essere citato nell'ordinanza di custodia cautelare, Domenico Taglieri, assessore ai lavori pubblici e vice sindaco e già sindaco di Bugnara, secondo il giudice era evidente che fosse a conoscenza degli accordi illeciti per l'appalto della scuola. Andiamo a centropagina adesso, giustizia, gli idonei del concorsione dicono vogliamo il posto, l'Aquila vertice in comune con il sottosegretario Chiavaroli, la senatrice dice si tratta di aspettative legittime. E poi a centropagina l'anticipo di Serie A con il Pescara, questo pomeriggio impegnato con la Sampdoria, servono i 3 punti. Nel taglio basso, Pineto, tassa dei rifiuti, bollette pazze, tasse da pagare una seconda volta a causa di un errore. Questo sta succedendo a Pineto per un disguido della Soget, la società che gestisce la riscossione nel comune, in relazione alla Tari dovuta per l'anno 2014. Andiamo di spalla, un murales delle Poste per ringraziare i portalettere, notizia che arriva da Giulianova, l'affresco di Ale Puro, tra i migliori esponenti della street art. Nel taglio alto, Silvi crede di aver vinto al Super Enalotto e perseguita le bariste, finisce in cella. Chieti, nessun teatino nel CDA dell'Ateneo, parte la rivolta, schiaffo alla città e da Pescara, movida sotto controllo, ma noi vogliamo dormire, questo dicono i residenti, c'è sempre questa diatriba tra residenti ed esercenti dei locali che operano in centro a Pescara.
Andiamo adesso a vedere la prima pagina della città, così concludiamo la ricognizione sulle prime pagine regionali. Overdose, i conti non tornano, il magistrato dispone accertamenti sui cellulari di Giannobile e degli amici. Questa l'apertura, poi con questa fotografia andiamo invece nell'inferno sulla 14, viabilità costiera tagliata in due dal tir andato a fuoco tra i caselli di Pescara Nord e Pineto. Poi troviamo la notizia da Teramo, corso i lavori riprendono in anticipo, da questa mattina si lavora alle condotte romane. Nel taglio alto il bilancio di metà mandato della provincia, nonostante le incertezze, dice il presidente di Sabatino, ha messo in cantiere 27 milioni. E poi Tortoreto al voto, i montiani non invitano Marconi alla riunione. Di spalla Giulianova, liceo Curie evacuato per un iPhone in fiamme. A Sant'Egidio scandalo sulle verifiche sismiche. E poi la Lega Pro, Teramo sul ring di Venezia per tentare il colpaccio, e il punto sul Teramo di Federico De Carolis, la vera faccia del diavolo a confronto con una grande del campionato come il Venezia. Adesso apriamo lo spazio del nazionale e dunque andiamo a vedere i principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. L'apertura, come vi avevo anticipato qualche minuto fa, riguarda le pensioni e in generale la manovra del governo, le regole per l'anticipo pensionistico, la manovra ha regolarizzati 3.000 medici e 4.000 infermieri, il caso del fondo sanitario aumentato di 1 miliardo e non di 2 come era preventivato, lavori gravosi, via prima chi ha 36 anni di contributi, la CGIL però non è d'accordo. E poi, altra notizia del giorno, il maltempo, feriti a Roma, disagi in Liguria e Toscana, mareggiata in Sardegna, freddo e trombe d'aria, treni fermi e scuole chiuse, davvero tante le problematiche, soprattutto sulla costa tirrenica. Poi, più tardi andremo a vedere con il nostro meteorologo Luca Mennella il tempo invece sulla nostra regione. Ritorniamo sui giornali, la Repubblica, manovra stretta sulla sanità, assunti medici e prof precari, questo è il riassunto che fa la Repubblica, aiuti per scuole, famiglie e banche, slittano a maggio le pensioni anticipate. E poi a centropagina l'ultimo saluto a Dario Fo con la polemica sull'utilizzo del sagrato del Duomo per i funerali, che non saranno funerali religiosi. Andiamo sulla Stampa, meno tasse per chi assume giovani. Oggi il Consiglio dei Ministri, cambiano le pensioni, l'APE anticipato a maggio ai redditi bassi e ai lavori usuranti. Manovra da 24,5 miliardi, restano i tagli alla sanità, ma vengono regolarizzati 3.000 medici. Questa è la lettura che propone la Stampa, che a centropagina ci dà un'altra notizia importante. Soldati italiani in Lettonia, duello tra Obama e Putin, torna in qualche maniera la guerra fredda proprio sul finire del mandato del presidente Obama. Il ministro della difesa Pinotti conferma lo schieramento dei nostri uomini con l'alleanza, l'opposizione ci portano in guerra, e dunque ci sono polemiche per l'intervento italiano in Lettonia da parte delle opposizioni al governo. Andiamo ancora avanti e andiamo a vedere il Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico italiano. Ovviamente importante anche andare a vedere la posizione del Sole sulla manovra. Spunta il decreto fiscale, oggi il Consiglio dei Ministri, deficit al 2,3%, tra le norme urgenti al vaglio di Renzi la chiusura di Equitalia, fondo della sanità aumento da 1 miliardo anziché 2 ed è polemica, pacchetto sviluppo da 15 miliardi, pensioni sui paletti all'APE, social, scontro con i sindacati che insomma dicono a Renzi di non aver rispettato quelli che erano gli impegni presi proprio con i sindacati, in particolare con la CGIL.
Andiamo a vedere quest'altra notizia, un patto per la competitività tra le industrie di Italia e Germania, le 12 raccomandazioni comuni inviate a Renzi e Merkel, Confindustria e BD insieme per costruire una nuova primavera europea e c'è bisogno di maggiore crescita in Europa. Andiamo a vedere anche le borse, le banche guidano la ripresa delle borse, conti superiori alle attese per i big statunitensi, piazza affari più 2%, migliore d'Europa, Yellen non chiarisce i tempi del rialzo dei tassi. Adesso andiamo sul Messaggero, pensioni e sanità, nuove misure, vedete la notizia praticamente della manovra è quella che troviamo sulla maggior parte dei quotidiani nazionali, oggi la manovra arriva in Consiglio dei Ministri, vale 24,5 miliardi, previdenza contributi più alti per l'uscita anticipata gratis, taglio di 1 miliardo al fondo sanitario e assunzioni di 3.000 medici precari e 4.000 infermieri. Intanto ci sono i dubbi del Consiglio di Stato per quanto riguarda la riforma Madia, statali doccia fredda sulla riforma da riscrivere le norme sui dirigenti. 114 pagine fitte di dubbi, perplessità e rimbrotti, il Consiglio di Stato ha licenziato il suo parere su uno dei cardini della riforma Madia che vi ricordo riguarda la pubblica amministrazione. E poi andiamo a vedere il maltempo, nella fotonotizia colpiti anche autista e maestra, albero cade su uno scuolabus, paura a Roma, una bimba è rimasta ferita. Ancora militari italiani al confine russo, l'ira di Mosca, politica distruttiva, missione NATO in Lettonia, Gentiloni non è un'aggressione. E poi la stretta di mano con Renzi alla FAO, Raggi porta gli assessori in seminario, allarme conti, mancano 400 milioni per quanto riguarda, per quanto riguarda i problemi della città di Roma. E poi troviamo l'articolo di Alessandro Orsini, i fronti interni dello Zar, perché Putin non muoverà la guerra all'Occidente, questo è l'editoriale di prima pagina del Messaggero. Nel taglio basso il premio Nobel, l'Accademia di Stoccolma non riesce a contattare Bob Dylan, che il monito è risponda o rifiuti il premio, questo per quanto riguarda l'assegnazione del premio Nobel per la letteratura. Il Fatto Quotidiano adesso, farmaci più costosi del 1500% per vecchi e bimbi col cancro, in apertura del Fatto si cambia registro, l'antitrust, maxi multa per la Aspen Pharma, scandalo in tutta Europa. Nel taglio alto il figlio Jacopo, papà Dario, viene esaltato da chi lo colpì e lo censurò, in tanti a Milano per rendere omaggio a Dario Fo, scomparso all'età di 90 anni. E poi Calciopoli, e si torna a parlare di Calciopoli, le conseguenze dello scandalo, Juve viola rischi di falso in bilancio. Andiamo sul Tempo, sempre per quanto riguarda, tornando ai quotidiani romani, il disagio dei cardinali sul Papa innovatore. E queste le notizie che arrivano dal Vaticano, le indiscrezioni del Tempo, nervosismo nella Chiesa, Islam divorziati, ora Lutero, i segnali di tormento crescono pure tra i suoi gesuiti. Andiamo a centropagina, nella fotonotizia scadenze e frodi, ecco i cibi a rischio, il dossier nell'Unione Europea cede sul latte, battaglia sul prosciutto gonfiato. Andiamo adesso sul Libero, accoglienza uguale delinquenza, la fabbrica dei criminali, titola il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, il super consulente che lavora per gli Stati Uniti dice accettare immigrati in maniera indiscriminata e senza prospettive non permette l'integrazione ma spinge i clandestini verso l'emarginazione, da lì nasce la rabbia che genera i terroristi e questa è la notizia principale che pone in primo piano Libero. E poi nella fotonotizia con Brunetta che passeggia fuori da Montecitorio, il Nobel del Livore, l'ira funesta di Brunetta danneggia solo Forza Italia. Infatti Brunetta ha attaccato in maniera pesante Dario Fo nel giorno della sua scomparsa
La Verità, il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Spese allegre, i consulenti di Renzi ci costano 10 milioni, guadagnano fino a 150 mila euro all'anno i reclutati da Palazzo Chigi, che in barba agli annunci non si è affatto sottoposto ai tagli. Rispetto al governo Letta si spendono addirittura 100 milioni in più. E poi nella fotonotizia Pier Camillo Davigo, l'inquisitore Star, minaccia le primarie del PD. Andiamo sull'Unità, pensione dal 1° maggio più equità, così il giornale che fa riferimento al Partito Democratico. Per disoccupati e lavori gravosi, uscita anticipata gratis, CGIL no ai 30 anni di contributi precoci, cancellate le penalizzazioni della Fornero, fino a 500 euro in più alle pensioni minime. Il Manifesto, la puntura dell'ape, sempre titoli particolari dal Manifesto. Amara sorpresa per le pensioni anticipate, il governo aumenta gli anni di contributi, non più 20 ma 30 o 36, per la CGIL è un voltafaccia. Il Fondo Sanitario Nazionale rischia di avere meno fondi, oggi la manovra attesa in Consiglio dei Ministri. E poi il Secolo XIX in primo piano sul quotidiano Ligure, ovviamente i problemi del maltempo, venti da uragano, terrore in Liguria, vedete appunto la fotografia abbastanza eloquente con la tromba d'aria che ha colpito la Liguria. La Gazzetta del Mezzogiorno apre ancora sulla manovra che se ne va in pensioni. E poi il Mattino, pensioni in anticipo, il piano del governo, ritroviamo la notizia che riguarda i soldati italiani al confine con la Russia. E poi nel taglio alto il calcio di Serie A, Napoli, il patto anti-Juve, Higuain non ci stimava, oggi ci sarà la partita tra Napoli e Roma. Il Gazzettino, anche qui apertura sulle pensioni, pensioni e salute, tutte le novità per quanto riguarda la manovra finanziaria del governo. Andiamo a vedere rapidamente anche i quotidiani sportivi, iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, bomber su bomber, arriveremo allo scudetto, riparte la Serie A dopo la sosta per le nazionali, mai come quest'anno decisivi gli uomini gol, scrive la Gazzetta. Nel taglio basso, Chievo-Milan, età media più alta contro età media più bassa, Montella, tentazione Locatelli per sostituire Montolivo infortunato, scalpita il giovane centrocampista. Nel taglio alto, il Toro, canta il gallo, sono Belotti, somiglio a Graziani e mai mi vedrete alzare la cresta. Corriere dello Sport, Juve 2000, i bianconeri si preparano ad applaudire il ritorno di Marchisio, c'è anche Kin, può diventare il primo ragazzo del 2000 ad esordire in Serie A, la capolista contro l'Udinese all'occasione di guadagnare punti sugli avversari per lo scudetto, l'azzurro rientra Marchisio dopo 6 mesi di stop. E poi lo spareggio, Napoli-Roma alle 15, sceglie la sfidante dei campioni d'Italia, Sarri mai arrendersi, Spalletti, ci giochiamo il futuro. Tutto Sport, a 16 anni può esordire in Serie A, Juve-Udinese, Kin per la storia, l'attaccante potrebbe essere il primo nato nel terzo millennio a giocare in Serie A. Questa anche l'apertura di Tutto Sport. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario, ma prima andiamo a vedere le previsioni meteo con il nostro meteorologo Luca Mennella. Meteo 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 e torniamo alle notizie dalla nostra regione. Ovviamente ci sono diversi argomenti principali che hanno occupato le cronache di ieri, in particolare si parla ancora dell'inchiesta Earthquake condotta dalla Guardia Forestale in collaborazione e coordinata dalla Procura di Pescara, che ha portato a 7 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, ha scoperchiato un po' il vaso di quanto stava accadendo per la ricostruzione post terremoto nei comuni di Bussi sul Tirino e Bugnara. E allora andiamo a vedere sul Messaggero proprio gli approfondimenti su questa vicenda. Il vice sindaco di Bugnara, accordi della cricca, non ne ero a conoscenza, Taglieri è l'unico politico citato nell'ordinanza del GIP senza essere indagato. Regolare la gara per la scuola degli arresti, parla degli arrestati, parla solo la difesa di D'Angelo, non ha intascato
alcuna mazzetta. Diciamo che si stanno approfondendo gli aspetti relativi all'ordinanza del GIP e appunto la cupola degli appalti tradita dalle liti per avere più tangenti. Il GIP Sarandrea scrive: il patto di spartizione saltò quando Di Carlo aumentò le pretese, Melchiorre ebbe il sentore delle indagini e fece bonificare l'ufficio dalle cimici. Dunque questi sono più o meno i temi fino ad ora sul tavolo per questa inchiesta. E poi Bussi, lo sconcerto del sindaco Lagatta, che teme lo stop al dopo Solvay il giorno dopo il ciclone giudiziario che si è abbattuto a Bussi sugli appalti per la ricostruzione. Il sindaco Salvatore Lagatta è assediato, come più volte negli ultimi anni, monopolizzati dagli infiniti sviluppi della bonifica e della reindustrializzazione dell'ex polo chimico. Questa volta però il problema è all'interno del palazzo di città. Da un giorno all'altro Lagatta si è ritrovato con il responsabile dell'ufficio tecnico agli arresti domiciliari. Andiamo a vedere qualche altra notizia da Pescara. Bene la sicurezza, ma fateci dormire. Sorveglianza privata ingaggiata per via Battisti e piazza Muzzi, e istituito il numero 085 49 71 956 da contattare per le emergenze. I residenti del comitato: il problema vero è legato all'orario, questa zona questa non è zona da movide, i locali debbono chiudere prima. La Daga rafforza il presidio di vigili e carabinieri, fioccano le proteste per musica alta e degrado. E allora andiamo a vedere insieme il servizio su questo argomento. Si torna a parlare di Piazza Muzzi, in questo caso dopo quelle che sono state un po' le polemiche per la Movida. Ci sono gli esercenti, c'è la municipale, c'è stato un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine. Ora cosa farà il Comune? Ma il Comune è sicuramente impegnato insieme agli operatori per la crescita sostenibile della zona. Questo significa che le attività devono continuare a lavorare, bisogna sviluppare appunto questa ripresa economica che c'è nel centro cittadino riqualificato, e per questo siamo attenti allo sviluppo di una movida sana, di qualità. Per quanto riguarda gli esercenti, quale sarà il loro impegno? Il loro primo impegno è quello di mettere in campo, quindi collaborare con degli operatori di sicurezza sussidiaria che saranno nei weekend a garantire e per la clientela, quindi per i fruitori, per il nostro servizio e per il buon vivere dei residenti, aiutare quello che è l'operato delle forze dell'ordine per quanto più possibile garantire quella che è una copertura di sicurezza. La percezione è che una realtà così intensa come può essere quella di una partita di calcio allo stadio deve essere trasposta parimeritamente a quella che è la realtà del weekend in quest'area centrale. Quindi è importante gestirla con efficacia e con competenza. Quindi noi da parte nostra cerchiamo di offrire tutto quello che è il nostro bagaglio appunto di esperienza lavorativa all'amministrazione, appunto per mettere mano il prima possibile alla realtà del dopo cena, ecco. E adesso andiamo sul quotidiano Il Centro per vedere la pagina Abruzzo che diciamo parla della buona scuola. La protesta dei vincitori senza cattedra: non ci sono posti sufficienti per chi ha superato le prove del concorsone. I prof abruzzesi si rivolgono al direttore dell'ufficio scolastico. E poi una notizia che riguarda l'agricoltura: 14 banche per lo sviluppo rurale. Nel taglio basso, biblioteche dalle province alla regione, evitata la chiusura delle 4 strutture pubbliche abruzzesi, e Viola, importante passo in avanti. Andiamo adesso avanti per vedere anche una notizia diciamo di servizio che riguarda le caldaie. Torna l'inverno, si riaccendono i riscaldamenti di casa. Balzello revisione guida alle norme per i proprietari. Per il riscaldamento centralizzato scatta l'obbligo delle termovalvole. Ovviamente attenzione anche a questi aspetti che sono non solo burocratici ma anche di sicurezza. Andiamo avanti e passiamo alle pagine di Pescara. L'inchiesta sulla ricostruzione: troviamo anche sul Centro un vasto approfondimento
sulla operazione Earthquake, tangenti sul contratto per costruire la Beauty Farm, scoperti il contratto di Melchiorre e un appunto con l'indicazione del 5%. E vedete, questo è l'appunto che riguarda proprio, secondo gli investigatori, le tangenti. Conto alla rovescia per l'avvio degli interrogatori, non sono stati ancora fissati gli interrogatori dei 7 arrestati dell'inchiesta. L'indagine svolta dalla Forestale e coordinata dal procuratore capo facente funzione Cristina Tedeschini e dal PM Rita Mantini e dal PM Mirvana Di Serio. Gli arrestati potrebbero essere interrogati dal GIP Gianluca Sarandrea a partire da martedì e vedremo cosa verrà fuori da questi interrogatori. Mi hanno chiesto il 12% per riempire le saccocce, un altro imprenditore accusa, non ho pagato e ho perso l'appalto milionario. Il racconto alla Forestale, mi dicevano che i soldi dovevano restare sul territorio. E poi abbiamo già visto in precedenza sul Messaggero il politico citato nell'ordinanza, il vice sindaco di Bugnara si difende, l'appalto della scuola è regolare. Andiamo avanti, andiamo a vedere altre notizie. Sulla movida più sicura abbiamo già fatto un approfondimento anche con il nostro servizio. Allora andiamo a parlare di sanità. Paura al pronto soccorso, irrompe in ospedale e ferisce il portiere. Sagittato a coltella una mano un dipendente della cooperativa Diogene che lo blocca e lo consegna alla polizia. E poi sulla Tiburtina una macchina prende fuoco nel parcheggio della Conad. Preso a vasto per il furto a Pescara, in fuga contromano sulla 500L rubata. Andiamo ancora avanti, un auditorium da 800 posti nel nuovo conservatorio in fase di elaborazione, il progetto da realizzare nella ex scuola di via Saffi, Magri, puntiamo su un finanziamento statale e attiveremo i nuovi corsi. Siamo in qualche maniera a parlare di istruzione, di cultura. Bocchia, noi al liceo classico senza telefono e computer, lettera del preside del Da Vinci a 2 giorni dal corteo per ottenere una nuova sede. I pacchi dei compiti in classe, non c'è posto, dovremo sistemarli in bagno. Una situazione davvero, davvero critica per quanto riguarda questa scuola. Annuncio di ANCE e sindacati, edili 140 euro in più l'anno in busta paga, questo l'accordo. Andiamo ancora avanti, licenziato dalla Sixty ritrova il lavoro grazie al modellismo, sfruttando il suo hobby. Luca Tempesta ha aperto un negozio, il rischio era enorme ma ho tentato, insieme ad altri giovani ce l'ha fatta, e arrivano anche buone notizie ogni tanto. Nel taglio basso, domani le iniziative di famiglia museo, laboratori per i bambini e poi le iniziative dei commercianti per stimolare il commercio in centro città. Ripassiamo un attimo sul Messaggero per andare a vedere qualche altra notizia che riguarda Pescara, andremo a vedere fra poco sul Messaggero una notizia che riguarda la Brioni, perché ieri c'è stato un importante vertice in regione per scongiurare, diciamo, altri problemi per i dipendenti Brioni dopo quelli che ci sono stati in passato. Si era ventilato un nuovo rischio licenziamento, piano di rilancio invece è nessun licenziamento, questo è venuto fuori dalla riunione di ieri. L'azienda esclude procedure di mobilità forzata, piena operatività allo stabilimento di Penne entro Natale, uscite incentivate per 20 lavoratori, orario ridotto, Piazzante e Pietrucci, la guardia non va abbassata. Andiamo a sentire insieme il servizio che fa un po' il retroscena di questa vicenda. Ancora guai per la Brioni e i suoi dipendenti dopo la lunga battaglia per evitare la perdita dei posti di lavoro causata dal calo delle commesse. La situazione sembrava essere stata ripristinata con l'arrivo di un nuovo stilista preso dal colosso del brand tedesco Mai Teresa. Justin Oshie, dopo 7 mesi, invece arriva la decisione di sollevarlo dal suo incarico. Se da un lato l'azienda aveva annunciato di voler concentrarsi sul classico, quello per cui Brioni si era sempre distinto, lo stilista australiano invece aveva operato una rivoluzione
rivoluzione, a partire dal marchio, rivisitato in chiave gotica e trasformando le boutique sullo stesso genere, come quella di Parigi, che ha visto comparire delle bare sulle vetrine accanto al suo creatore. Io spero che quest'ultima scelta della Brioni di sollevare dall'incarico lo stilista sia un fatto positivo, perché sia il fatto che la Brioni abbia compreso, la direzione della Brioni abbia compreso che manovre azzardate di rinnovamento non portano da nessuna parte, e che quindi si recuperi la qualità del prodotto, la nicchia di mercato che compete alla Brioni, che fa dell'eccellenza, del made in Italy, del fatto a mano, il suo obiettivo, la sua mission, e che lasci perdere tentativi azzardati di rinnovamento che comunque puntano sulla riduzione del costo del lavoro anziché sul recupero della qualità. La questione ora torna in mano al tavolo tecnico tra la proprietà, i sindacati e la regione, con l'assessore alle attività produttive Giovanni Lolli. Un duro colpo, l'ennesimo, che preoccupa sul destino di uno storico brand del Made in Italy di cui l'Abruzzo può vantare i natali. Oggi la traversata del deserto è lunga. Noi dobbiamo puntare a un obiettivo di rilancio per mantenere inalterate i due aspetti che fanno della Brioni l'unicità, che sono la quantità e la qualità del prodotto. Se uno di questi due viene a mancare, la Brioni si trasforma, non è più quella. E staremo a vedere se riuscirà il rilancio di questa importante azienda, soprattutto per l'area vestina. Passiamo alle pagine di Montesilvano. L'edificio della vergogna, sopralluogo nello stabile, disabile chiuso in casa, finalmente partono i lavori. Il comune di Pescara pronto ad abbattere le barriere nel palazzo di Via Lazio. Allegrino promette libero da fine anno, ma da subito avrà assistenti per uscire. E poi la mobilitazione, una cena di solidarietà dopo il furto al ristorante, e questa è l'iniziativa di Antonio Aliano. Nel taglio basso, autocarro a fuoco, rogo doloso, i carabinieri seguono la pista sentimentale per un incendio in via D'Annunzio. E poi la Fai Marathon a Pianella, grande attesa per il ritorno della statua del 1500 restaurata. Altra pagina, quella di Penne Popole dell'Alta Val Pescara, con la Brioni in primo piano. Il caso della Giardini di Penne, l'assessore Scrocco promette nuove aule dopo il corteo che c'è stato qualche giorno fa da parte di genitori e studenti. Da Tocco da Casaurio, oliveti distrutti dalla mosca, fermo il 90% dei frantoi, e questa è davvero una brutta notizia per l'agricoltura abruzzese. Passiamo adesso alle pagine del Messaggero, in particolare andiamo a vedere altre notizie dalle altre province. L'Aquila, giustizia, idonei del concorsone chiedono assunzioni al governo, vertice in comune con la Chiavaroli e la mediazione del vice sindaco Trifuoggi, la senatrice, aspirazioni legittime, c'è grande considerazione per l'Aquila. Il sottosegretario ha visitato l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere sismico. Il TSA, oltre 500 abbonamenti in un giorno, a sorpresa il boom degli abbonamenti al teatro Strabile abruzzese. E poi le tentazioni elettorali, l'ex magistrato si sfila, stop illazioni, il pranzo con De Matteis e Daniele per quanto riguarda le prossime elezioni del 2017 a L'Aquila. E Calderoli rilancia la candidatura di Luigi D'Eramo, sempre per questo argomento. Sanità, per le analisi dei laboratori, il cervellone al San Salvatore. Poi Tempera, centrale di spaccio al progetto Case, arrestato dalle finanze il 50enne napoletano Vincenzo Rosito. L'alloggio era vigilato da un pitbull. Restiamo sempre all'Aquila, terremoto e rani ai comuni abruzzesi, fondi per i nuovi danni. Il commissario per la ricostruzione ha partecipato al Festival della Montagna, presenti molti costruttori. Lungo incontro all'ufficio per la ricostruzione di fossa, cercheremo di valorizzare le competenze. Poi maxi risarcimento per sciatrice ferita in pista, sentenza pilota del giudice civile dopo un grave infortunio nella stazione di Ovindoli. Nel taglio basso, la guerra in piscina, la società gestrice, non siamo morosi, i prezzi calmierati. Rovente la polemica soprattutto con la 99 Sport. E poi cinema a caccia di talenti, formando nuovi attori. Questo è il progetto di un workshop che si terrà all'Aquila.
Andiamo sulla pagina di Avezzano sul Mona, ospedali senza sicurezza e spogliatoi, due note distinte dei sindacati CISL e UIL del settore. La prima riguarda l'annoso nodo dei lavoratori esterni, discorso a parte per gli spazi dove cambiarsi del personale interno per i quali i locali pronti non sono ancora disponibili. Avezzano, la Stati si dimette, riparte la corsa al comune. A sul Mona da 3 anni si spacciava per un altro, è stato arrestato. A Pratola, Materna, rientro difficile per 100 alunni in una classe. Per le scuole dell'infanzia sulmonesi firmato l'accordo con la Curia. Avezzano, botte e calci tra stranieri in via 20 settembre. A Scanno il comune deve risarcire la SACMIF, vanno sborsati oltre 12.000 euro alla società che ha gestito gli impianti sciistici ad Avezzano. Croce Rossa via al grande centro operativo. Passiamo alle cronache di Chieti. Ateneo, nessun teatino nel CDA, parte la rivolta, è un oltraggio. Mauro Febbo, scelta illogica e sbagliata, uomini indicati vicino ad Alfonso e al PD, le associazioni zero rappresentanti per difendere gli interessi di Chieti, questa la polemica. E poi, ucciso in strada, il PM torna in via Pescara con la polizia per quanto riguarda l'omicidio di Fausto Di Marco. Ci sono stati altri rilievi da parte della scientifica sul luogo del delitto. Il premio Masciarelli assegnato a Boscaini, padre del Vinitaly, per quanto riguarda l'enogastronomia. E per la tecnologia, Ripa entra nell'era della fibra ottica, Ortona Team lancia la banda ultralarga. Ancora 7 spettacoli dialettali al Supercinema di Chieti e Coppa Azzurra, c'è la richiesta di fallimento, la società vanta 3 milioni dalla ASL. Il 5 dicembre ci sarà l'udienza decisiva. Da Lancianova a Stortona la vecchia stazione è terra di nessuno, nel parcheggio sotterraneo spuntano bivacchi e tende di senza case e nomadi di passaggio in città ed è allarme dopo l'estate in cui viene usata come comodo piazzale a servizio della Marina. In piazza Fiume regna il degrado, questa è la notizia da Vasto. Ripassiamo un attimo sul centro prima di andare a vedere rapidamente qualche notizia anche dal Teramano, per vedere un'altra notizia importante. L'omicidio avvenuto in Sud America, ucciso in Argentina con una coltellata, Cristiano Pappalardo, 42 anni, ex calciatore di Ortona, Chieti e Ripa, doveva riscuotere un affitto, il ricordo di Biccari. E poi la legionella ad odontoiatria, le attività sono sospese per i problemi per l'acqua. Adesso andiamo sulla città, sul quotidiano della provincia di Teramo, per andare a vedere anche qualche altra notizia dal Teramano. In particolare possiamo andare a vedere già subito quanto accaduto sulla A14 ieri con un tir in fiamme. È stato lo scoppio del pneumatico anteriore sinistro a causare questa mattina sulla A14 alle 8:40 all'altezza di Pescara Nord uno scenario di fiamme e fumo. Un tir che trasportava collettame ha urtato il New Jersey di separazione delle carreggiate, coinvolgendo altre 2 vetture con i propri detriti. Ad intervenire subito sul posto la polizia stradale e almeno 5 autocisterne dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme, più volte riattivate dal gas contenuto nella cella frigorifera. A viaggiare sul mezzo pesante 2 autisti, un italiano e un romeno, entrambi provenienti da Corato in provincia di Bari, rimasti illesi entrambi. Per l'intervento dei mezzi di soccorso è stata necessaria la chiusura di entrambe le corsie della A14, che ha causato lunghissime code. La colonna di fumo ha raggiunto l'area di Silvi, località Tre Ciminiere. Il traffico è stato riavviato in più tranche anche nel corso dell'intervento dei vigili del fuoco. Più di 2 ore di lavoro nel corso delle operazioni è stato necessario anche l'utilizzo di una mola. Fumo e fiamme hanno più volte costretto allo stop gli uomini al lavoro. Il traffico è stato ripristinato in tarda mattinata e i disagi maggiori si sono verificati sulla nazionale adriatica tra Pineto e Silvi.
Andiamo a Teramo Città, la tragedia di Colleparco, sospetto overdose, i conti non tornano, la procura dispone una perizia sul telefono di Giannobile e su quelli sequestrati dalla polizia agli amici, l'inchiesta cambia, la procura non indaga per morte in conseguenza di altro reato, bensì per omicidio colposo, ma per ora niente iscritti nel registro degli indagati. I lavori del corso riprendono in anticipo, ieri vertice tecnico con le soprintendenze sui reperti archeologici, il cantiere riaprirà oggi anziché lunedì. Teramo chiede di entrare nel precratere, il sindaco punta ai finanziamenti per la ricostruzione dopo il terremoto, punta ad entrare nella quinta area interna, l'area Gran Sassolaga, che beneficerà dei fondi europei e del programma di sviluppo rurale. Sono circa 11 milioni i danni tra edifici pubblici e privati nella città di Teramo. Tire auto contro il muro, danni nella notte, camion in manovra batte un angolo di via De Vincentis, automobilista si schianta sulla rotatoria di Villa Mosca. E poi la polizia municipale in stato di agitazione, ci sono problemi anche nel Teramano. Andiamo in provincia, nonostante le incertezze, 27 milioni di opere, il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, traccia il bilancio di metà mandato in vista delle elezioni di secondo livello. Per quanto riguarda le province, l'isola del Gran Sasso, brutta annata per l'olio abruzzese, produzione ai minimi storici, a Montoro inaugurata la nuova gestione della piscina dopo le problematiche dei mesi scorsi. Adesso passiamo allo sport e ovviamente andiamo a parlare del Pescara perché c'è questa importante partita questo pomeriggio alle 18 allo stadio Adriatico Cornacchia, arriva la Sampdoria, uno scontro fondamentale per il Pescara che deve cercare di centrare i primi tre punti sul campo proprio con la formazione degli ex Giampaolo e Torreira. Allora, prova verità, Pescara all'assalto della Samp, Oddo, ma non è la gara della vita. In difesa c'è Vitturini, attesi circa 14.000 spettatori. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Massimo Oddo. Domani purtroppo è un'altra partita di Serie A, dove viene una squadra di Serie A. E le squadre di Serie A, ognuna per le sue caratteristiche, ti mette in difficoltà, ha la capacità di metterti in difficoltà. È una squadra forte, una squadra che rispetto a noi ha investito qualcosina in più, ha giocatori esperti, ha giocatori di grande prospettiva, ha giovani molto forti, è una squadra forte, è una squadra che assolutamente non c'entra niente con la classifica che ha. A mio modo di vedere, e quindi la partita di domani avrà delle altre difficoltà, sicuramente diverse da quelle che delle difficoltà che abbiamo avuto con il Chievo, ma comunque sempre difficoltà. Arriva una squadra forte, certamente sulla carta più forte di noi, e noi dobbiamo superare questo gap con quelle che sono le nostre qualità, con il gruppo, non con i singoli, con il sostegno di tutti e con la capacità di tutti di capire che in un anno di Serie A mettiamo in preventivo che noi dobbiamo gestire 20 sconfitte. Giampaolo l'ho sempre considerato un gran bel allenatore, innovativo, un allenatore che ha idee. È stato uno di quelli che è venuto a farci il corso al Master, anche a noi, a me, e l'impatto è stato immediatamente positivo. Non lo conoscevo sul campo, io non l'ho mai visto allenare sul campo, però le idee che ha sono idee molto molto belle. Calcio propositivo, un po' come piace a me, anche se poi magari su tanti punti di vista siamo diversi, però è un allenatore che comunque ha delle idee. E Lucas, vabbè, io sono strafelice per lui perché l'ho cresciuto dal primo giorno in cui sono arrivato qui. Lui era in prima squadra, è tornato giù, era abbacchiato, voleva quasi tornare a casa, io l'ho convinto a rimanere, ma le sue fortune partono da se stesso. È lui che si è messo in gioco, è lui che ha creduto in quello che gli si proponeva ed è lui che è migliorato.
Lega Pro, siamo al Teramo che è a caccia dell'impresa contro il Venezia per la partita valida per la nona giornata del campionato. A Venezia Nofri si affida a Sansovini per interrompere i 9 mesi di digiuno di vittorie in trasferta. Nofri che schiererà la squadra molto molto probabilmente con il 3-5-2 davanti assieme a Sansovini. Bisognerà vedere chi giocherà, probabilmente Petrella o forse Croce per l'assenza di Jefferson. A centrocampo novità con Di Paolo Antonio e Sales dal primo minuto. La partita contro la squadra di Inzaghi, ovviamente una partita difficile. Venezia candidato per la vittoria del campionato. In Serie D per l'Aquila Chiesti 5 punti di penalizzazione, l'inchiesta di Irti Soccer continua a creare problemi all'Aquila. Chiodi dice, il presidente, siamo fiduciosi, doppio colpo, Chieti prende Faccini, Pineto, Rapino. Questo per quanto riguarda la Serie D. E poi i dilettanti, un anticipo in eccellenza e 4 in promozione. Passiamo adesso al basket di Serie A2, le abruzzesi in trasferta, Roseto e Proger, adesso fate paura, gli Sharks domani a Ferrara contro gli ex Trullo e Moreno, per noi è necessario vincere, le Furie a Trieste con brutti ricordi. Il volley di A2 segue impavida al primo esame in casa, Ortona contro Santa Croce, Miscione out, Peda in forze. Questo per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Mattino 6 torna lunedì puntuale alle ore 7, la nostra informazione invece alle 14 e alle 19, poi la terza edizione alle 23. Questi sono gli appuntamenti del TG6. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana e ovviamente una buonissima giornata.